Buonasera a tutti, amici e amiche nocerini collegati da tutto il pianeta per questa trasmissione che inizia appunto il suo esordio questa sera. Abbiamo il piacere di avere con noi ospite uno dei protagonisti della stagione sportiva 95-96. Si tratta del classe 66 Antonio Bruno, portiere che ha difeso la nostra porta durante quella stagione che ci condusse fino alla semifinale playoff, persa poi nella doppia sfida contro l'Ascoli. Tra poco avremo il piacere di averlo appunto in diretta con noi. Racconteremo in questa trasmissione l'undicesima giornata di campionato di Serie D Girone H, che per quanto riguarda la Nocerina ha visto appunto la squadra molossa soccombere in casa ad opera proprio del Matera per 3-1. Intanto i miei ringraziamenti alla regia di Giuseppe Davino, che ha mirabilmente montato la sigla iniziale e si è occupato appunto di tutto quello che riguarda questa trasmissione. Avremo anche il piacere di potervi mostrare gli highlights delle gare di tutto il girone H di Serie D, e vedremo in particolar modo anche i momenti salienti della gara di ieri, con qualche commento anche per quanto riguarda gli episodi arbitrali che un po' hanno fatto discutere nel dopogara. Ma bando alle ciance, darei subito l'ingresso in studio virtuale, il nostro studio virtuale, ad Antonio Bruno, che dovrebbe essere collegato con noi. Buonasera Antonio. Buonasera Molossi. Grazie per aver accolto il nostro invito. Sappiamo che sei impegnato appunto tra mille sfaccettature in quel di Matera, che adesso vivi a Matera, giusto? Io sono materano e ho vissuto sempre a Matera e vivo a Matera. Perfetto, quindi chi meglio di te può essere appunto l'ospite adatto per questa serata? Un materano che sicuramente ricordiamo tutti con grandissimo affetto per la professionalità e per l'impegno che hai profuso per la maglia rossonera in quella famosa stagione che ho poc'anzi rammentato. Io direi che prima di dedicarci all'ospite e a tutto quello che possiamo chiedergli, ovvero gli vorrete chiedere anche voi da casa, di passare un attimino ai risultati di ieri con Giuseppe, che magari può metterli in sovraimpressione. Eccoli. Allora, abbiamo Bitonto Gladiator 2-2, Casarano Puteolana 1-1, a Gravina Nardò batte Gravina 2-0, a Francavilla Molfetta batte Francavilla 1-0, Lavello Cavese 2-1, Martina Fasano 2-1, a Nocera Matera batte Nocerina 3-1, a Brindisi Barletta batte Brindisi 2-1, e l'ennesimo risultato esterno ad Afragola, Altamura batte Afragolese 2-1. Questa la classifica per quanto riguarda appunto la Serie D, girone H. Abbiamo la Cavese solitaria al comando con 23 punti, seguita a pari punti da un trittico formato da Fasano, Nardò e Barletta. 19 punti segue l'Altamura, Brindisi 18, Casarano altrettanto, Martina 15, Afragolese 13. Nella parte destra invece della classifica troviamo sempre a punti 13 Molfetta e Gladiator, Matera 12, Lavello 12, Nocerina 11, Francavilla 9, Bitonto 9, Gravina 7, Puteolana 6, fanalino di coda. Subito una prima domanda per Antonio, che sicuramente da materano ma anche da appassionato di calcio segue questo campionato, immagino magari facendo il tifo per le squadre in cui ha militato in passato o comunque nelle squadre in cui
ha dato il suo contributo, quindi Matera, Nucerino, Altamura, ci dice lui adesso per il suo cuore tra tutte queste squadre, come si divide? Beh, ragazzi, la mia è una situazione un po' strana, no? Perché Nocera è un ricordo indelebile e la cosa strana è che di solito un giocatore viene ricordato oppure viceversa, no? Ha degli affetti, quando magari è stato più di qualche anno. Nel mio discorso invece parliamo di un'annata solamente, ma io posso paragonarlo a 10 anni di una carriera calcistica, cioè quell'anno per me è come essere stato 10 anni, non sono mai stato in nessuna piazza 10 anni, però per me equivale, è come se avessi dato 10 anni della vita mia nel calcio a Nocera. È stata un'annata così intensa che è qualcosa di incredibile da spiegare. Sono passati tanti anni, però ogni volta che torno per me è motivo di grande emozione, orgoglio, e la gente che ritrovo è come se ci siamo lasciati l'altro giorno, eppure sono passati tantissimi anni, sono passati. Oggi sono ad Altamura, lo ero già dall'anno scorso, dunque è un campionato che conosco benissimo e possiamo parlare di tutto, possiamo parlare. Benissimo. Se non ricordo male, tra l'altro l'anno scorso sei stato proprio anche a San Francesco con l'Altamura, se non ricordo male. Ma io sono tornato 2 domeniche fa a San Francesco. Anche l'anno scorso eri stato proprio con l'Altamura, Certo. era stato un ritorno dopo tanti anni, insomma, che Sì. immagino mancavi dal San Francesco, giusto? Tantissimi anni, sì. L'anno scorso sì, erano tanti anni che mancavo, sì. Benissimo. La Nocerina, quindi, hai avuto modo di vederla appunto come dire, proprio dal vivo contro l'Altamura. Facciamo un piccolo salto indietro. Che impressione ti ha fatto la squadra rossonera in linea di massimo? E poi magari possiamo vedere e chiederti qualche passaggio un po' più significativo. Un'impressione generale in primo luogo che hai avuto della squadra? Ma secondo me, io l'ho vista con noi all'Opera e non mi ha fatto una grande impressione, ma proprio come compattezza di gruppo squadra, no? Perché, guardate, giocare a Nocera, non è facile. Dunque, o viene gente con gli attributi. Perché se no stare un anno a Nocera in queste situazioni, in queste situazioni di classifica, è difficilissimo. Dunque, la prima cosa che quando si va a Nocera è che bisogna fare un gruppo compatto, aiutarsi l'uno con l'altro. E onestamente questo io non l'ho notato quando siamo venuti con l'Altamura, no? Non ho visto una squadra, ho visto gente in campo che pensava a fare, cioè non è che si è tirato indietro, no? Però è come se diciamo, la maggior parte dei giocatori pensava a fare il proprio dovere, il proprio compitino, ma non ho visto un'unità di squadra, ecco, da primeggiare. Oggi la situazione nell'arco di poche domeniche si è fatta, non dico drammatica, però ci sono parecchi campanelli di allarme perché se non si resetta è difficile. È vero anche che questo è un campionato un po' anomalo, no? Puoi vincere e puoi perdere con tutti. Dunque basta magari un filotto di 2 o 3 partite, 2 o 3 vittorie e magari ti trovi nell'alta classifica o viceversa, come è successo alla Nocerina, che nell'arco di 3 domeniche, da stare nelle primissime posizioni si trova ora nei playout, perché questo dice la classifica. Infatti è un po' quello che succede anche per quanto concerne il Brindisi o il Casarano, che erano partite un po' con i motori roboanti per poi spegnersi un po' alla volta, probabilmente anche vittime di circostanze di campo che magari ci ripromettiamo di chiedere a chi vive invece nella zona del Salento per capire un attimino cosa sta succedendo sia a Casarano che a Brindisi, perché nelle ultime domeniche entrambe le formazioni non stanno brillando in quanto a risultati e forse anche in quanto a prestazioni. Dicevi prima che non hai notato
questo spirito di squadra, questo spirito di gruppo, ma secondo te è un problema soltanto di capacità, tra virgolette, dei ragazzi per quanto concerne le loro qualità tecniche, o c'è anche qualcosa che proprio afferisce la tenuta psicologica di questi atleti in un contesto come quello di Nocera, che tu dicevi essere abbastanza critico e difficile? Secondo me può aver inciso, può aver destabilizzato un po' i ragazzi il discorso di Sannino e sappiamo tutti come è andato a finire. Zavettieri io non lo conosco personalmente, non mi permetto di giudicarlo, ma io diciamo, quando leggevo le cronache, no, come direttore diciamo, responsabile dell'area tecnica, io Zavettieri l'ho visto sempre, l'ho sentito sempre come allenatore, no? Direttore sportivo, responsabile, come si vuol dire, responsabile della tecnica, è il primo anno. E ritrovarsi il responsabile dell'area tecnica dall'oggi al domani, l'allenatore di questa squadra, ecco, già di là capisci che c'è qualcosa che non qua, cioè è un controsenso, no? Perché c'è un allenatore, un direttore sportivo, l'allenatore diciamo, nell'arco di 24 ore va via. E viene promosso come allenatore Zavettieri. Fortunatamente alla sua nomina ha fatto due risultati importanti, mi sa Barletta e col Brindisi, no? E si pensava Potesse che diciamo, si sarebbe essere. trovato il bando della matassa, però alla fine i risultati parlano chiaro. Ecco, ci sono queste tante di quelle situazioni che forse non è stato gestito al meglio e parliamo di una piazza come Nocera che non puoi, piazze come Nocera vanno fatte programmazioni serie, mirate, e la cosa che dispiace è che si è perso tantissimo tempo perché questa società mi sa che a marzo era già, no? Se non mi sbaglio, Esatto. operativa. Sì, cioè sì, a Vedendo la fine squadra. febbraio si è insediata, quindi a marzo era già operativa per poter poi, diciamo così, progettare una nuova stagione calcistica. Sicuramente c'è stato, come dici tu, questa perdita di tempo un po' esagerata rispetto a quello che poi era invece la possibilità di sfruttare appunto già la stagione precedente. Siamo pienamente d'accordo con la tua osservazione. Ti chiedo, Antonio, quando si è saputo a inizio stagione che la Nocerina aveva ingaggiato per l'appunto Sannino e Zavettieri promosso come la prima occasione, insomma, da direttore tecnico, nel panorama di Serie D, soprattutto per quanto concerne le squadre del Sud Italia, quindi Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, che idea, che cosa si vociferava intorno appunto a questa squadra di calcio? L'idea che avevate voi come competitors, se magari vi eravate fatto appunto un'idea, la Nocerina farà un bel campionato, una squadra da battere, prima ancora che venissero ovviamente costruite le rose, ecco. Beh, se tu a marzo ufficializzi Sannino come allenatore e dunque tutto lascia presagire a un campionato di vertice, no? Della squadra da battere, perché comunque Sannino nella Serie D è un lusso, ok? Però poi devi dare un fiato alle trombe e vedendo diciamo un po' il mercato che ha fatto la Nocerina mi è parso un po' sotto tono, cioè non consono al nome di Sannino. Ecco, io non so le ragioni perché si è arrivato insomma alla decisione che Sannino ha deciso di andare via nell'arco di pochissimo tempo, lasciando ecco una squadra alla deriva. Questo lo sanno solamente in società, noi che siamo al di fuori possiamo immaginare, ma con certezze, le certezze le sanno loro. La cosa che dispiace da tifoso, diciamo, fra virgolette, tifoso molosso, no? È che vedendo la squadra, la rosa dell'anno scorso, io a quella rosa avrei aggiunto 3 o 4 giocatori di spessore per ogni reparto e sicuramente avrebbe fatto veramente bene bene perché la rosa l'anno scorso era una rosa importante, no? E dunque quella rosa andava dato solamente un po' di tranquillità societaria a
Giovanni Cavallaro, sotto questo punto di vista, aveva fatto un grandissimo lavoro, no? Perché sappiamo che fare 2 anni in situazioni, insomma, un po' deficitarie non è semplice, e tenere il gruppo sempre nei vertici della classifica vuol dire che là c'è la mano dell'allenatore, che è riuscito a tenere compatta la squadra per tutte le vicissitudini che sono successe nell'arco di questo tempo. Dunque, secondo me, da mio modesto parere, già l'anno scorso la Nocerina aveva una rosa importante, no? Per stare nei primi posti della classifica. Bastava aggiungere un giocatore per ogni reparto di spessore, e dunque era già a metà dell'opera, però questo è un mio modesto pensiero, eh. Sì. Quindi da uomo di calcio e competente nel settore, tu ritieni che la rosa dello scorso anno sicuramente per valori assoluti si faceva preferire a quella di quest'anno, dove notiamo sia carenze quantitative che anche ovviamente qualitative. Puoi essere d'accordo con quella che è un'opinione abbastanza diffusa anche ormai tra la tifoseria, insomma. Beh, certo, Leonida e Company, per me erano pronti per fare un campionato di vertice. Leonida l'abbiamo cercato anche noi ad Altamura, però è stato bravo Bolzan a portarlo con lui a Matera. Ecco, volevo spendere una parola di elogio per Bolzan, no? Perché è un giovane veramente promettente come direttore, e non per niente io reputavo in tempi non sospetti come Matera non fosse la squadra Materasso che aveva nelle prime giornate. Con un cambio tecnico è riuscita a fare risultati importanti, vincendo con il Brindisi, pareggiando con Martina, col Casarano ha pareggiato, e domenica ha fatto una bella partita a Nocera. Infatti noi in settimana scorsa abbiamo avuto come nostro ospite Bottalico che lamentava diciamo così, un avvio di campionato deficitario, soprattutto legandolo ad alcune assenze in difesa che avevano comportato un adattamento a ruoli non proprio consoni da alcuni calciatori e di conseguenza, diciamo così, Domini e lui. Leonida non sono secondi a nessuno, no? E dunque una Certo. squadra, non avendo i suoi leader, fa fatica. Ora sta recuperando, ma la maggior parte degli infortunati sta venendo fuori. Sì. Antonio, ti chiedo pure, visto che, come si dice, avendo affrontato la Nocerina da poco, a tuo parere, la squadra, avrebbe bisogno ovviamente dei rinforzi, oltre che quantitativi, anche qualitativi, per alzare anche il tasso di esperienza di questa squadra. Secondo te, c'è qualche settore del campo che necessita maggiormente di essere aiutato per quanto riguarda la Nocerina, visto che l'avete affrontata da poco, quindi è un giudizio abbastanza recente il tuo? Io non parlerei in questo momento della rosa, perché a Nocera, oggi come oggi, serve solamente una cosa: la presenza della società, la presenza della proprietà. Cioè, Nocera non è una piazza come le altre. Nocera, come Cava, no? Sono piazze importanti, prestigiose, e in questi momenti di crisi serve che la proprietà ci mette la faccia, che ci sia chiarezza da parte della società. E poi, in secondo luogo, viene la squadra, perché in questo momento manca la figura principale. E secondo me, anche alla squadra, questo manca tantissimo. Dunque, prima di parlare di rose, di acquisti, di rinforzi, la proprietà deve essere chiara con la piazza di Nocera. Che Nocera non merita di essere, diciamo, di trovarsi in questa situazione, diciamo, tanti punti interrogativi. A margine delle tue considerazioni e a conferma anche delle stesse, ci tengo a precisare che la redazione ha più volte negli ultimi 15 giorni, 20 giorni, forse anche nell'ultimo mese,
provato a contattare per il tramite dell'addetto stampa o prima ancora che nel periodo di vacazio direttamente il presidente Natale piuttosto che altri dirigenti, ma purtroppo non c'è stata la possibilità da parte della società di intervenire alle nostre trasmissioni o anche di inviare qualche esponente del gruppo squadra. Anche per stasera la redazione mi ha riferito che ha più volte provato a contattare l'addetto stampa che non ha potuto consentire l'accesso a questa trasmissione dove si sarebbe parlato ovviamente di campo o comunque di questioni che afferiscono appunto il calcio giocato. E quindi non è stato possibile. Questa è anche una comunicazione che facciamo ai tanti utenti della nostra trasmissione, anche nel gruppo Facebook che appunto segue le sorti della Nocerina. Quindi non c'è una lacuna da parte nostra, ma purtroppo c'è una decisione abbastanza netta della società che al momento non dà la possibilità di intervistare o comunque di avere ospiti in trasmissione alcune esponente della società e del gruppo squadra. Antonio, io se sei d'accordo farei vedere il primo gruppo di partite, abbiamo tre partite un attimo da poter mostrare e poi magari commentiamo qualche risultato e poi proseguiamo con la nostra chiacchierata. Grazie. Certo. Vai Giuseppe, allora con il primo trittico di partite. Ed è il Bitonto a passare in vantaggio. Taurino si libera dal limite, calcia, somma respinge ma non trattiene. Arriva Palazzo che trova la rete dell'1-0, esplode di gioia. Il Città degli Ulivi, i neroverdi sulle ali dell'entusiasmo. Novesimo trovano il pari. L'ex di turno è neo entrato. Caruso conclude in porta. Petrarca respinge, poi non può nulla sul tedesco. È 1-1. Bitonto che reagisce. Al 2esimo, cross di Chiaradia. Si contendono la palla. Somma e Moscelli. Sfera che resta lì. E lo Savio, il più lesto di tutti, arriva. Dire in rete 2-1, ancora festa sugli spalti, ma non è finita qui. 94esimo, angolo di Corigliano, Torre di Orazzo sulla linea di porta, grande mischia e palla che termina in porta 2-2 e doccia gelata per i bitontini che protestano per il gol arrivato oltre il recupero. Partire con la costruzione bassa il Casarano, Gatto, la finta, Gatto, il sinistro! Vincenzo Gatto, granata in vantaggio, si avventa sul pallone vagante e porta in avanti i suoi, Gatto. Parte Strambelli e c'è il gol del pareggio, segnato Burzio, 1-1, pareggia il Casarano sugli sviluppi di calcio d'angolo, il colpo di testa vincente. Vantaggio nell'aria, arriva ad un quarto d'ora dal termine quando Antonacci, appena in area di rigore, disegna con il suo sinistro una parabola sinistra e serve al centro Mariano che in sforbiciata batte un mascolo che non riesce a respingere il pallone. Ancora Mariano. Eccoci, allora abbiamo visto queste prime tre gare dove spicca la vittoria del Nardò fuori casa. E grazie a questa vittoria la squadra leccese si è portata nelle parti alte della classifica. Avete già affrontato con l'Altamura il Nardò, Antonio? No, non ancora, non ancora. Ti sorprende questa posizione attuale di classifica del Nardò o rientrava tra quelle squadre che potevano assestarsi tra le prime della classe in quest'anno? Beh, secondo me Nardò è andato oltre le sue aspettative, anche se, diciamo, all'inizio, visto, diciamo, l'acquisto dell'allenatore, che è Nicola Ragno, mio carissimo amico, che lo conosco, non ha fatto mai campionati anonimi, anzi, sempre campionati di vertice, e dunque, per accettare Nicola Nardò vuol dire che i progetti sono di una certa rilevanza. E infatti l'anno scorso il Nardò diciamo, ha lottato fino alla fine per evitare la retrocessione, si è salvato nelle ultime settimane, se ricordiamo, insomma, anche la Nocerina stessa fu chiamata a una partita quasi spartiacque in quel di Nardò, poi fortunatamente i Molossi vinsero in terra salentina e di lì si assestarono quasi ai margini della zona playoff, raggiungendoli alla fine. Un'altra impressione volevo chiederti sulla Puteolana, una squadra che sembra molto rivitalizzata dal
diciamo così, della nuova guida tecnica di Campilongo. Immagino che tu conosca l'allenatore Campano. Che impressione ti ha fatto questa squadra con appunto la nuova guida tecnica di Sasà Campilongo? Beh, cosa sa, ci siamo trovati qualche anno fa da giocatore, no? Dunque, Eh oltre sì. 30 anni fa. Però Campilongo è un nome di spessore per questa categoria, no? E già Tra l'altro, ex fatto. della Nocerina, Esatto. negli anni. Esatto, sì. Vabbè, io l'ho trovato contro col Frosinone, con la Casertana, vabbè. Sicuramente è un allenatore navigato che conosce il fatto suo, insomma, Campilongo. Assolutamente, assolutamente, di prima fascia. Dunque, una società come la Puteolana, ok, che prende come allenatore Sasà Campilongo, vuol dire che ha risorse per avanzare diciamo, una classifica un po' più consona, ecco, alle loro aspettative. Dunque, questo è un campionato difficilissimo, mai come quest'anno. È un campionato dove puoi vincere e puoi perdere con tutti. E il risultato della Puteolana a Casarano è l'emblema di questo campionato, no? Certo, così come anche il Bitonto, che ormai sono diverse stagioni che non riesce a, come dire, a stabilirsi nelle zone centrali della classifica, è sempre ai margini della zona playout. C'è qualcosa probabilmente nella società pugliese che negli ultimi anni non riesce a costruire una squadra, come dire, capace di salvarsi in maniera sempre abbastanza agile. Hai magari qualche contatto con Bitonto per spiegarci come mai, insomma, questo No, atteggiamento, anche quest'anno, insomma. Bitonto negli ultimi anni ha fatto sempre campionati di vertice, non Tranne quest'anno, dimentichiamo. che è una sorpresa, questo volevo Ma dirti. no, ma Negativo. il Bitonto quest'anno ha cambiato proprietà, no? E dunque ci sono poche risorse e sarà molto dura portare in salvo la barca. A differenza degli altri anni, con l'ex presidente Rosiello, che ha fatto sempre campionati di vertice, vincendo anche il campionato, però poi per illecito sono rimasti in Serie D. E Sì, c'è quest'anno per stato Bitonto. questo, c'è questa inversione infatti di tendenza che è abbastanza anomala, come dici tu, ovviamente giustificata dal cambio societario e dalla variazione delle risorse che ci sono a disposizione, perché, come dicevamo, è una squadra che si è fatta preferire fino a qualche anno fa per risultati positivi, ma quest'anno proprio non riesce a risalire la china, insomma. Sì, perché le risorse quest'anno sono limitate, no? E dunque devono fare veramente un grosso miracolo per salvarsi. Giuseppe, se sei pronto, io partirei con l'altro gruppo di partite. Così. Avanti. Difesa sindica si alza con ritardo, Longo ne approfitta e con uno splendido lob di testa lascia di sasso Maglione. 1-0 Molfetta. Spinta, ma il tap-in è di Oliveira che segna l'1-0. Sono passati solo 28 secondi di gioco. Torriere carica il destro dal limite e batte Colombo per il 2-0. Brillanti ieri, mette un cross sul quale Trapani perde la palla e proprio Foggia depone in rete il pallone dell'1-2, più trovato che voluto. Cross di Corvino e colpo di testa vincente di Acosta. I ragazzi di Mister Tisci trovano il vantaggio, ma la festa dura davvero poco, poiché al 18esimo il Martina pareggia i conti grazie all'1-2 Lopez Mancini, concluso con il tap-in di quest'ultimo. 1-1 e gioia sugli spalti del Tursi. I padroni di casa al 28esimo guadagnano un calcio di rigore. L'arbitro vede un fallo nei confronti di Pinto. Dagli 11 metri Tato Diaz non sbaglia e completa la rimonta del Martina. 2-1. Primo tempo di grandi emozioni. Sì, Antonio, queste sconfitte esterne della Cavese, del Fasano su campi, tra virgolette, dove è chiaro che nessuna partita è facile e tutti gli incontri, insomma, sono particolarmente insidiosi, ma ti hanno un po' sorpreso queste sconfitte esterne di Fasano e Cavese? Beh, più del Fasano mi ha sorpreso la sconfitta della Cavese. Noi domenica abbiamo affrontato il Lavello in casa e onestamente, diciamo, il divario
è stato netto. Io dicevo ad alcuni amici, quando vinci per 3-0, alla fine non sai mai i meriti o i demeriti, no, dell'altra, i meriti tuoi o i demeriti dell'altra squadra. Però almeno contro di noi il Lavello non mi è parsa questa squadra da far sì che potesse mettere in difficoltà una corazzata come la Cavese. Quindi magari da parte della Cavese l'avranno preso un po' sotto gamba, no? E dunque questa è la dimostrazione che questo è un girone, ecco, Lavello Cavese è l'emblema di questo campionato. È un campionato, un girone molto equilibrato in cui la continuità premierà la vittoria del campionato, mi sembra di capire, perché come dicevi tu giustamente prima, sono squadre che magari sono partite bene, poi sono un po' fermate, sono state risucchiate nel centro classifica, così come sono squadre che invece con un filotto di prestazioni e di risultati utili sono, si sono approssimate all'inizio, insomma, quasi all'apice della graduatoria. Probabilmente la Cavese è la squadra, secondo anche la tua opinione, che può dire la sua fino all'ultima giornata, è la squadra meglio attrezzata per il salto di categoria, o vedi una squadra che almeno sulla carta può essere la sua principale antagonista? Ma, oltre alla Cavese ci deve mettere per forza il Brindisi, ci deve mettere il Casarano, ci deve mettere il Barletta. Il Barletta attualmente è l'unica piazza dove porta allo stadio 5-6 mila spettatori, no? E anche oltre. Dunque, secondo me, se il Barletta alla fine del girone di andata si trova nelle primissime posizioni, avrà polvere da sparare, no? Perché avendo un pubblico così numeroso in Serie D, io penso che la società non si tirerà indietro per fare degli acquisti mirati a potenziare la loro rosa. Secondo me ci sono almeno 4-5 pretendenti al salto di categoria. Non dimentichiamoci che il Barletta, oltre ad aver vinto a Brindisi, ha vinto a Cava, e dunque non può essere un caso isolato. Sicuramente tra le antagoniste che possono lottare con la squadra di Cava dei Tirreni, sicuramente quelle che tu hai citato, Barletta, Brindisi, io metterei anche il Casarano, che mi sembra una squadra che comunque è quadrata, alla fine alterna risultati casalinghi non brillantissimi, ma mi sembra una squadra che comunque il suo lo sta facendo fino adesso. E non ci dimentichiamo, se mi permetto, è una piccola percentuale per la team Altamura, eh? Infatti no, mi hai rubato proprio la battuta, stavo dicendo non ci dimentichiamo dell'Altamura, che sicuramente sta facendo un gran bel campionato, e adesso Giuseppe ci mostrerà le immagini anche della tua Altamura. Grazie. Palumbo scava un solco a destra e invita a centroarea, alla finta di Di Piazza apre la porta a Mancarella che non si fa pregare, piattone alle spalle di Piersanti e 1-0. Prima rete con il Brindisi per l'ex Nardò e Cerignola. Sa vice Domini Calcio e la deviazione di Malaccari beffa Vismara 1-1 e battesimo stagionale sotto rete per l'esperto centrocampista, migliore in campo dei suoi. Valdani impreciso in impostazione, lo Iodice controlla, mette a sedere il difensore in aria e con un sinistro forte e radente beffa Vismara sul primo palo. 1-2 e festa Barletta ai piedi del settore ospite. Al vantaggio gli altamurani, Matera batte, una deviazione in barriera mette fuori causa Provitolo, 0-1 a Cercola. Rigore per la Fragolese contestato dai biancorossi. Longo è impeccabile dagli 11 metri, fa 1-1, ma non è finita perché in pieno recupero e Bertolo si risviluppi di un corner a trovare il gol del nuovo sorpasso per i murgiani. 2-1 Altamura, che potrebbe fare addirittura 3 in pieno recupero, ma il neo entrato Molinaro non sfrutta la chance in contropiede. Poco male, vince ancora la squadra di... Pronti via, la Nocerina sembra essere restata negli spogliatoi. Infatti dopo 7 minuti sono gli ospiti a sbloccare la gara e a portarsi in vantaggio. Azione orchestrata dal Matera, dalla destra con Ferrara che la mette al centro per Bottaglia, il quale segna il gol dell'ex e porta in vantaggio i suoi. La qualità del Matera a centrocampo rispetto alla Nocerina è alquanto imbarazzante. Al 23esimo infatti i lucani trovano il raddoppio. Calcio d'angolo per il Matera, tiro al volo di Ferrara e di testa la mette dentro Piccioni, che riesce a sbloccarsi. 2-0.
La legge del gol è ineccepibile, gol mancato, gol subito, ribaltamento di fronte, la nocerina imbambolata si fa segnare per la terza volta dal Matera, contropiede micidiale di Lucani e Russo riesce ad insaccare facile facile, 0-3 al San Francesco. Che mette in campo Nicola Talamo, il quale sembra il più attivo dei suoi, e infatti al 55esimo riesce a trovare la via del gol, anche se su deviazione. Bene, eccoci tornati in studio. Un attimo prima di riprendere il commento a questa giornata calcistica, Giuseppe, se possiamo mettere in sovraimpressione il numero a cui i nostri amici possono mandare dei messaggi, sia per commentare questa giornata calcistica di ieri, sia per commentare la prestazione della Nocina, ma anche se vogliono fare qualche domanda al nostro ospite di lusso, quindi qualsiasi riferimento, ovviamente forniamo il numero in maniera tale che possono eventualmente mandarci dei messaggi, e anche il sondaggio che avevamo inviato, non so se è stato pubblicato, quello relativo alla possibilità, ecco, secondo voi che vi chiediamo stasera se vi è necessario un cambio della guida tecnica. Prima di parlare di Nocerino vorrei chiedere al nostro Antonio un giudizio sulla gara di ieri dell'Altamura, che abbiamo visto come abbia vinto la sua prestazione, il suo impegno negli ultimissimi minuti. È stata una fragolese tignosa quella che vi ha, con cui vi siete battuti ieri, e se puoi indicarci forse qual è stato il momento in cui il team Altamura ha spinto un attimino di più sull'acceleratore per portare a casa i tre punti, quando è che avete immaginato di poter vincere questa gara? Ma noi proprio per concetto, dovunque andiamo o in casa o fuori, noi giochiamo a viso aperto, no? Abbiamo un allenatore che io gli auguro tutto il bene, perché ha tutte le qualità per poter emergere. È un grande lavoratore, ha un grande carattere, ha un grande carisma, e magari nelle sue conferenze, quando dice, per esempio, io mi ricordo quando siamo venuti a Nocera, dice: noi andiamo a Nocera per cercare di vincere, no? Ma nel nostro DNA andare a Nocera, e non dimentichiamoci la prima giornata a Cava, no? Quello che è successo in Cava Altamura, dove l'unica pecca nostra è che quando qualcuno ha deciso di annullarci il gol già dato dal guardalinee e dall'arbitro, l'unica pecca è che noi dovevamo essere già 2-3 gol di vantaggio sulla Cavese, no? E dunque sarebbe passato il nostro. Poi la legge del calcio è quella che quando sbagli troppo alla fine vieni punito, e dunque noi o giochiamo in casa o fuori cerchiamo sempre di mettere in risalto le nostre idee, e dunque anche ieri non abbiamo mai corso pochissimi pericoli. Noi abbiamo avuto parecchie situazioni per poter raddoppiare, poi a 5 minuti dalla fine c'è una svista, hai visto, no? Il rigore che hanno, sì, che l'arbitro, sì, ha dato, no? Non puoi fischiare un rigore del genere, anche perché qualche minuto prima c'era un rigore sacrosanto su Antonio Caputo da parte nostra, e poi per fortuna, ecco, abbiamo una mentalità. Per esempio, se tu ti ricordi la partita contro di voi, no? Sì. Non ci siamo mai dati per vinti, cioè non ci siamo mai accontentati. Noi cerchiamo fino al 95esimo, fino al 96esimo di portare a casa l'intera posta. Sì, è stata una gara in cui l'Altamura ha risposto colpo su colpo alla Nocina, tant'è che ha raggiunto la vittoria finale anche lì negli ultimi minuti. E quando questo succede, in più di un'occasione, vuol dire che la squadra ci crede fino alla fine, crede nei propri mezzi, crede nelle proprie potenzialità e va alla ricerca della vittoria, perché poi devi andare dall'altra parte del campo al 95esimo con la forza, il coraggio e la determinazione di buttare la palla in rete. Quindi questo va dato merito alla tua squadra, che sicuramente non è stato, come dire, un caso sporadico la vittoria di Nocera negli ultimi minuti, ma quando vinci più gare
negli ultimi minuti, è segno evidente di una forza di squadra che probabilmente altri non hanno, e quindi questo è un merito che va dato alla guida tecnica ma anche ai calciatori, quindi è giusto sottolinearlo questo sicuramente. Assolutamente, assolutamente sì, sì, no, no, ma noi quest'anno siamo partiti in ritardo, no? Perché diciamo la vecchia proprietà, che comunque è rimasta, no? Nella stanza dei bottoni, era stanca di portare avanti questo percorso, diciamo, tre soci, ormai erano 5-6 anni, avendo speso bei soldini e avevano messo in vendita la società. La fortuna ha voluto che questi tre soci, prima di essere tre presidenti, sono tre tifosi, diciamo tre ultras a tutti gli effetti, no? E Altamura a livello imprenditoriale è ben sviluppata. E all'ultimo momento tanti altri imprenditori si sono avvicinati, e dunque oggi parliamo di una società che ha oltre 20 soci, oltre 20 imprenditori giovani, seri e tifosi, e dunque loro hanno detto che in pratica in questi tre anni vorrebbero portare la squadra della propria città nel professionismo. E il discorso, diciamo, di Barletta, diciamo, vale anche a noi, perché se a gennaio noi ci ritroviamo ancora là, certamente non si tireranno indietro per rafforzare ulteriormente la squadra, anche se, ti ripeto, con scelte oculate si è fatta una squadra con un budget decente, non spendendo tanto. No, mi fa molto piacere sottolineare anche a chi ci ascolta da casa che Altamura, da questo punto di vista, sembra essere una società virtuosa in cui 20 amici, 20 imprenditori, 20 altamurani, oltre 20, si sono associati tra virgolette tra di loro, mettendo su una società, un'associazione sportiva in questo caso, che sta ben figurando in un campionato di Serie D e che addirittura prospetta di poter migliorare le proprie performance e finire nel professionismo. Questa è una cosa che mi fa molto piacere, soprattutto perché, come tu ormai sai, da diversi anni, circa 10 a Nocera, siamo alla ricerca di una soluzione societaria che ci possa un attimino dare qualche soddisfazione in più rispetto a quello che abbiamo ottenuto, e spesso e volentieri ci troviamo di fronte all'impossibilità di poter realizzare questo un nuovo assetto societario, espressione della città, perché poi al di là di qualche facoltoso imprenditore locale difficilmente si riesce a mettere insieme più persone sotto lo stesso vestito, e questo ovviamente è una cosa che paghiamo, perché se da 10 anni a questa parte siamo relegati nei bassi fondi della Serie D, o quantomeno insomma non riusciamo ad emergere da questo benedetto campionato, è segno anche che qualcosa in quanto a società, in quanto a forza economica, Nocera non riesce più ad esprimere. Dimmi. No, io parto dal presupposto che oggi le società di calcio non possono essere più gestite da un solo imprenditore, anche perché soprattutto nei dilettanti è solo un costo, no? Dunque portare avanti da solo una società, a meno che non sia un grosso milionario, no? Che ha soldi da spendere in lungo e in largo, può permettersi, ma nessuna piazza. Altamura è riuscita in questo compito difficilissimo, e ma la cosa bella di questo gruppo è che è tutta gente, oltre a essere amici, no? Che collaborano con le loro aziende. E la cosa importante, io poco tempo fa contavo i cartelloni pubblicitari che ci sono attorno allo stadio, parliamo di oltre 120 aziende che hanno fatto pubblicità allo stadio, e già là ti lascia capire, no? Che è stata la forza trainante della città. Ma guarda, io su questo punto mi permetto solo di aggiungere alla tua considerazione, che trovo giustissima, che anche Nocera da un punto di vista economico parrebbe aver risposto, perché anche lungo intorno al terreno di gioco abbiamo avuto modo di
abbiamo modo di apprezzare una buonissima cartellonistica, tenuto conto anche che ci troviamo in Serie D, tenuto conto della congiuntura economica, tenuto conto della crisi del territorio nocerino, tenuto conto anche del fatto che la Nocerino ormai, essendo relegata in questa Serie D da diversi anni, ha perso anche un po', probabilmente nella classe meteorale locale, un po' di appeal. Ecco, quindi nonostante tutto questo, la nuova società è riuscita a ottenere un ottimo ritorno da parte dell'imprenditoria locale. Quindi, a maggior ragione, tante perplessità circa la rosa che tu stesso, da competente in materia di calcio, hai definito non certamente consona a quella che erano intanto la guida tecnica, perché, come dici tu, se è stato acquistato Sannino, è chiaro che si pensa a qualcosa di meglio rispetto a quello che si prende. E quindi una cosa, che Zavettieri è un signor allenatore, no? Allenato parecchi anni in C, allenato all'estero, e secondo me qua non si discute il valore di Zavettieri come allenatore, qua si discute in questo momento, no, i punti interrogativi, ecco, una mancanza di come ti posso dire, fluidità del discorso. Cioè, Zavettieri, sì, se tu decidi di fargli fare il responsabile dell'area tecnica, no, dunque, diciamo, il direttore sportivo, ok, non puoi, va via Sannino, ok, va bene una domenica, però devi prendere l'allenatore, perché sennò qua si fa una società di tappabuchi. No, sono d'accordo con te. Si hanno più mansioni. E secondo me la cosa principale per Nocera, come hai detto tu, è vero, io ho notato anche a Nocera ci sono parecchi piccoli imprenditori, artigiani che hanno aderito sotto forma di sponsorizzazione della cartellonistica, no? Dunque c'è stato un qualcosa. Però secondo me la differenza è che ad Altamura i dirigenti, i vari presidenti, i direttori generali, ma sono tutti più o meno sulla stessa onda, sono tifosi altamurani, sono altamurani. Sì. E questa secondo me la differenza. Sai Antonio, noi quando c'è stato l'avvento della dirigenza, della neodirigenza, è chiaro che nessuno avrebbe mai pensato che dopo 11 gare ci sarebbe stato non solo questa tipologia di risultato sportivo, ma anche che ci sarebbe stato questa situazione, questo scollamento tra la società, la tifoseria e la squadra. Nessuno lo immaginava, perché il loro avvento aveva portato un grandissimo entusiasmo personalmente, quindi in questo caso ti parlo proprio da tifoso, che in realtà quella è la mia principale occupazione in questo caso, insomma. Direi che aveva, io ero il primo, uno dei primi, insomma, a credere in questa, nell'obiettivo di questa società, anche perché il presidente Natale, nelle dichiarazioni lasciate proprio all'indomani della sua investitura, riferiva giustamente che la Serie D, come tu hai detto, rappresenta un costo, non è business, e giustamente il suo interesse, e questo lo sottolineo, è giusto da parte sua, era quello di creare appunto una società, portare la società del professionismo in maniera da poter avere anche un ritorno economico, e questo è pacifico, è legittimo ed è giustissimo. Quindi tutto questo antefatto, questa premessa, non mi dà la, come dire, non mi fa comprendere il perché di questa situazione dopo. Ci deve essere stato qualche cortocircuito, probabilmente a livello tecnico, a livello societario, non so cosa, ma nessuno lo sa. Per cui questa fluidità, si è, come dici tu, si è all'improvviso interrotta. Tu considera che nella prima partita in casa, se non erro contro il Sorrento, post ingresso dei nuovi soci, la Nocerino, che non aveva nulla da chiedere allo scorso campionato, poteva finire settimo, ottavo, no, non cambiava nulla, c'erano 3.000 persone. Tu mi dici giustamente, il Barletta porta 5.000 persone allo stadio. Il Barletta viene da un campionato vinto in eccellenza, dove ha creato entusiasmo, una piazza storica sicuramente, insomma, ha calcato anche il professionismo, anche anni fa, insomma, comunque è una piazza, è un capoluogo di provincia, insomma, è una città numerosa. Ma io ti dico, io ti faccio il paragone: lo scorso anno, campionato mediocre, finito, dove non avevo nulla da chiedere, 3.000 persone, cioè 3.000 persone non le fa nemmeno forse la prima classifica oggi, eccezione fatta per il Barletta. Questo, certo, per farti capire che
E questa cosa io l'avevo anche riferita allo stesso presidente in una trasmissione che abbiamo fatto a inizio stagione. Dico, presidente, lei ha avuto la fortuna di ereditare un entusiasmo che negli ultimi anni non c'è stato. Mi raccomando, non lo disperda. Sono stato forse un falso profeta in patria, perché a distanza di pochi mesi, domenica, e poi ti faccio commentare questo aspetto, io ho avuto anche il piacere e l'onore di avere oggi un confronto telefonico con qualche esponente della curva sud della Nocerina, che ovviamente hanno manifestato in maniera del tutto pacifica e del tutto civile il loro dissenso per questo andamento, sia per quanto concerne l'aspetto sportivo, sia per quanto i tempi sono maturati tantissimo, no? Perché il periodo mio non era così. No, infatti probabilmente anche le normative molto più stringenti, ma forse anche un salto di qualità della tifoseria nocina, in questo senso, che si rapporta alla propria società con modi giustamente civili e nel rispetto dei ruoli. E questo ovviamente, a mio parere, dà ancora più importanza alla nostra tifoseria, alla tifoseria organizzata, alla Curva Sud, che in un momento così critico, in un momento in cui la squadra non risponde, la società sembra essere almeno comunicativamente assente, riesce a fare una contestazione civile per poter manifestare il proprio dissenso. Per me è un vanto avere una tifoseria che, nonostante tutte queste cose, ancora oggi rispetta ruoli e competenze. Quindi un plauso alla Curva Sud e ai suoi esponenti, ai suoi leader, che sicuramente si fanno preferire a tanti altri in giro per l'Italia, che alle prime occasioni, insomma, si manifestano in atti incivili e violenti. Antonio, una curiosità, più che altro volevo un tuo parere sul sondaggio che abbiamo lanciato. Secondo te, in questo momento, al di là di quelle che tu dicevi giustamente essere delle variazioni che ci possono essere in seno societario, e che comunque probabilmente adesso poi dopo faremo anche un passaggio su questo aspetto, però al di là di quell'aspetto società, la squadra ha bisogno di una scossa tecnica? Senti, nella misura della guida tecnica, ovviamente. Ecco, Antonio, il discorso è un po', come ti posso dire, anomalo. Perché se tu analizzi un dato fondamentale, questa squadra, chi l'ha fatta? Chi l'ha costruita? Immagino il direttore sportivo, il direttore tecnico, insomma. Aspetta, Antonio, l'ha fatta il direttore sportivo. Chi era il direttore sportivo? Zavettieri. E chi era l'allenatore ora a Nocera? Zavettieri. E dunque, secondo me non è Zavettieri il problema. Oggi Nocera ha bisogno di una sola cosa: chiarezza, trasparenza da parte della società. Perché se decidi di mandar via Zavettieri, devi mandar via l'intera rosa. Perché è tutta gente, i giocatori li ha presi Zavettieri. Secondo me questa squadra, che comunque è un periodo, ragazzi, giocare a Nocera non è semplice, non basta essere un buon giocatore, devi avere innanzitutto gli attributi, perché il tifoso nocerino ha un palato fine, il tifoso nocerino vuole un molosso in campo, perché il tifoso nocerino, se vede che il proprio giocatore da tutto in campo, poi può perdere la partita, ma poi esce fra gli applausi. E secondo me è una squadra che in questo momento ha bisogno di chiarezza da parte della società, della proprietà. Oggi non ti puoi permettere di azzerare tutto, anche se c'è da fare, almeno da quello che mi risulta, la proprietà ad oggi a livello economico non ha fatto mai mancare nulla ai propri tesserati, almeno le voci che mi giungono. Almeno quelle che abbiamo anche noi confermano il dato che tu, non risulta nessuna
lacuna, ecco, da questo punto di vista, insomma, questo lo possiamo dire anche noi, e anche per mettere a tacere poi alcune voci che ogni tanto rimbalzano tra, insomma, così, tra le strade di Nocera. Al momento, avendo anche insomma, avuto qualche ritorno comunicativo, seppur in maniera filtrata, non ci sono pendenze di questo tipo da parte del gruppo squadre. Quindi, Anzi, da premettere che questa proprietà sta pagando ancora vecchie pendenze, esatto, no? sì. degli anni scorsi. Dunque, non è una crisi economica. Qua, secondo me, è una crisi diciamo, di trasparenza, diciamo, di figure. Ci deve Antonio, mettere tu in faccia, cioè. quando facciamo un piccolo flashback che poi dopo ci riporta alla realtà contemporanea, quando sei stato nostro portiere nella stagione 95-96, la Nocera ha vissuto un momento abbastanza critico che poi sfociò nelle due partite sul campo neutro di Avellino, il partito di Avellino, non so se immagino ovviamente ricorderai, e lì ci fu un Col Chievo. episodio, esatto, lì ci fu un episodio che di fatto segnò lo spartiacque di quella stagione, cioè il rigore che tu avesti la bravura di neutralizzare 90esimo, buttato al male. 90. Esatto, io ricordo quella partita, ero presente Antonio, sai anch'io. perché non ricordo chi era che ha battuto il rigore? No, non lo so, dimmi. E te lo dico perché nella mia carriera ne avrò parati 4 o 5, dunque me le ricordo tutti, me le ricordo, no? Beh, Sì. allora è giusto. E Quello, quindi però là quello avevamo, prima di essere sì. calciatori eravamo uomini, no? Eravamo uniti, lo staff con la squadra, la società era tutt'uno, era un'unica cosa. E da premettere che quegli anni, io mi ricordo quell'anno, per fortuna, se non erro Antonio, abbiamo pareggiato solo due partite in casa. Con il Gualdo Con il Gualdo, sì, e con il esatto. Savoia. Questa voglia, sì. Il resto le abbiamo vinte. Il resto Con le il abbiamo vinte Gualdo, tutte. sì, con il Gualdo ci fu una rete, direi, stratosferica di battaglia sul calcio di Su punizione, punizione. ricordo. E se non mi sbaglio, con il Gualdo era intorno alla Perdevamo. decima, era la decima giornata, se non mi sbaglio, e fino ad Sì. allora Lorenzo Baltaglia, quella partita. Lui incominciò dalla panchina, no? Sì. Perché per 9 partite l'avevamo supportato perché non ci stava dando nulla. E quella partita, Lorenzo, in quella partita Del Neri Cambiò. lo mise, sì, lo fece sedere in panca e stavamo perdendo 1-0. E Segnò da secondo Inzara, me, se non ricordo male, per com'è? loro. Segnò da Inzara per il Gualdo, se non Mezzari. ricordo male. E mi ricordo pure il pallone di quella partita, e che mi incazzai come una bestia, perché noi avevamo giocato sempre con il tango, no? Quello del Mundial, e quella domenica forse Maglione lo ebbe gratis, quel pallone, il Select, no? Era un pallone totalmente differente da quello, aveva delle traiettorie strane, e presi un gol un po', diciamo, ecco, assurdo per la traiettoria. Andammo negli spogliatoi sull'1-0 e il secondo tempo Del Neri fece entrare Lorenzo, fece gol su punizione se non erro, Sì, su punizione. e di lì poi, fino ad allora avevamo portato sulle spalle Lorenzo, da allora in poi Lorenzo ci prese a noi sulle spalle e ci portò, diciamo, quasi in paradiso. Vabbè, Quasi ma come noi si non dice siamo andati in all'estero. paradiso non per le nostre per i nostri demeriti, Sì. forze occulte avevano deciso. Poi ci torniamo su questa questione dopo. Volevo prima chiederti un'altra cosa, rimanendo all'attualità. Ecco, posto che, come dici tu, la società deve fare chiarezza, deve esporre le criticità di questo periodo, trarre quasi un bilancio di questi 7-8 mesi. Quindi, posto che la società faccia chiarezza, secondo te basterà la sola chiarezza a rimettere la Nocera sulla retta via? Oppure servirà? Adesso capisco ovviamente la necessità di, come dici tu, di mettere un po' di ordine nelle cose, però al di là di questo, vista la qualità della rosa,
occorre comunque, secondo te, intervenire in maniera drastica sul mercato per poter evitare la retrocessione, considerando che tu hai un quadro generale di questo campionato e conosci quindi anche la rosa della Nocerina. Quindi dovendo proiettare, perché adesso io guardo la classifica, vedo che dopo 11 gare abbiamo 11 punti. In una proiezione statistica arriviamo a 38 gare e non arriviamo nemmeno a 40 punti. Voglio dire, bisogna fare molto, molto di più per raggiungere i 45 punti per la salvezza. Il tuo giudizio qual è su questa rosa in proiezione, ovviamente? No, io, al di là del fatto di ricomporre un po' le varie situazioni, no, fra tifosi, società e squadra, ecco, anche la comunicazione è importante, serve a stemperare un po' gli animi. Secondo me mettere un muro fra la comunicazione e il gruppo squadra non fa altro che accentuare la spaccatura. Dunque i vari dirigenti, no, dovrebbero pensare bene prima di poter fare questa divisione totale, no? Da una parte i tifosi e dall'altra la squadra. Ecco, i social servono soprattutto, no, anche a sdrammatizzare in certe situazioni. Ecco, avere l'opportunità del tifoso di parlare con il giocatore magari può anche rinfrancare il ragazzo. Perché parliamoci chiaramente, oggi come oggi, una squadra di Serie D dove 4 under devono giocare, dunque nel gruppo squadra metà della rosa sono ragazzini, è una cosa che ti posso dire, che giochi in paesini, no, dove non c'è tradizione, è una cosa quando un ragazzino deve stare a Nocera, la pressione è tanta. Dunque anche confrontarsi faccia a faccia con il tifoso al ragazzo può far piacere, no? Può mettergli anche un po' di tranquillità. Invece oggi come oggi il terreno del San Francesco è bollente, e anche, sì, anche chi ha qualità può venire meno. Ecco perché, guarda, bisogna ricompattare un po' tutto l'ambiente. È talmente bollente e la tensione è molto palpabile che oggi c'è stato un comunicato, anzi poche ore fa, un comunicato della società che adesso pregherei il buon Giuseppe di mettere in sovraimpressione, perché purtroppo si è verificato un episodio che allo stato non è ancora ben chiaro, almeno per quanto ci riguarda. Giuseppe, io da qui faccio fatica a leggerlo, se tu ne hai la possibilità, altrimenti dovresti mettermi il banner precedente in cui la grafica è più ampia. No, ma lo leggo io. Ah, va bene, perfetto. Allora, in seguito agli eventi accaduti durante la partita del 13 novembre contro il Matera, la Nocerina Calcio comunica di aver sospeso Kevin Magri dell'attività sportiva. Il provvedimento scaturisce dal comportamento che il calciatore ha avuto negli spogliatoi a seguito della sua sostituzione, che ha leso l'immagine della Nocerina, violandone anche un codice etico. Per tali ragioni Magri sarà sospeso fino a prossime comunicazioni. La Nocerina si riserva il diritto di adottare ulteriori sanzioni a seguito delle indagini interne ed esterne in atto. Ecco Antonio, vedi, a dimostrazione di quello che dicevamo prima, cioè che Nocera è un ambiente molto caldo, Nocera è un ambiente in cui anche il giovane atleta deve cimentarsi con delle pressioni e delle criticità che sicuramente non avrebbe in altri territori, un calciatore dell'esperienza di Magri purtroppo si è reso protagonista, stando a quello che dice la stessa società, di qualche episodio, un episodio ieri che non è stato proprio del tutto edificante. Ora ovviamente noi prendiamo solo atto di quello che ha comunicato la società, ci sono diverse voci sull'accaduto, possiamo solo raccontare quello che è stato visibile a tutti, cioè che Magri è stato sostituito verso il 30° del secondo tempo, se non erro, e ha preso direttamente la via dello spogliatoio, probabilmente deluso dalla sua prestazione, deluso dalla sconfitta che stava maturando sul terreno di gioco. Poi quello che sia successo all'interno dello spogliatoio, che è citato appunto in questa comunicazione, ovviamente io non lo conosco e nemmeno penso nessuno della redazione ne ha conoscenza. Ci sono delle verifiche che verranno fatte,
aspettiamo eventuali ulteriori comunicazioni della società ed eventualmente anche dichiarazioni dei diretti interessati. Siamo disponibili, come abbiamo detto in premessa, ad accettare ed accogliere una trasmissione chiunque voglia esprimere il proprio pensiero su questi episodi. Ecco, Antonio, a dimostrazione di questo, quello che tu dicevi, la tensione è evidente, tant'è che si arriva a queste situazioni. Come si fa a placare gli animi? Tu che sei un veterano, insomma, degli spogliatoi, ne hai viste di cotte e di crude, insomma, sicuramente Tu dici a momenti. me come si fa a placare gli animi? Lo so che anche tu non hai una testa molto, Non come sono la dire, hai una persona testa calda, ecco. giusta So che eri una a testa dire come calda si anche fa tu, insomma. perché purtroppo io ero uno di quelli che non le mandavo a dire, ma erano altri Allora, tempi. Mi dici come facevano gli altri con te. facevano sfogare. Aspettavano che mi calmassi e poi dopo si poteva ragionare, però in quel momento là non ce n'era per nessuno, ma erano altri tempi dove no, era un altro calcio. Non, ma noi eravamo una squadra di matti, Antonio, non credere. Se tu a quella squadra toglievi conti e palla, anche il resto, eravamo gente fuggita dal manicomio, che magari durante la settimana ci stavano scaramucce fra di noi. Però mai sia la domenica un avversario toccava un nostro amico, era il finimondo. Non, Ma tu eravamo venisti con De Ruggero da Matera, giusto? io, De Ruggero e Cianciotta. Beh, dico, eravate insieme a Matera, tu De Ruggero e Cianciotta, Sì, giusto? L'anno precedente, ricordo bene. ma io forse pochissimi sanno, io dovevo venire Dovevi l'anno venire l'anno prima, precedente, dovevi venire. già l'anno prima. Sì, poi Matera non fallì e quindi rimanetti Esatto, a Matera. perché io venni a Nocera, mi vidi con Simonetti, con il presidente Albano, mi sa Albani, Carlo Albani, Carlo Giovanni, Albani. la buon'anima di Giovanni, no? E là firmai il contratto triennale, firmai. L'unica cosa, perché si diceva da più parti che il Matera fallisse, in quel caso sarei stato già un giocatore della Nocerina già l'anno prima. In Poi C2. questo non accadde e sono arrivato purtroppo con un anno di ritardo. Che poi quell'anno il Matera perse i playoff con il Savoia, se non ricordo male. Sì, la finale playoff, ma noi eravamo una società fallita. Noi, ecco, là abbiamo fatto un miracolo sportivo perché senza società siamo arrivati alla finale playoff e Quello era il Savoia allenato da Gigi De Canio, se non ricordo male. sì. Vabbè, ma noi Sì. facevamo assieme alla Nocerina facevamo il più bel calcio del girone. Sì. Ricordo la vittoria in casa con le due reti sul rigore di Cancellati e di Vastola, e poi ricordo la sconfitta che maturammo a Matera, perché venne a vedere la partita con gli amici di sempre. Sì, perdemmo 1-0, la rete fu segnata proprio sotto il nostro settore. Ricordo all'epoca che eravamo tantissimi proprio. Secondo me Matera non ha visto mai un esodo così massiccio, secondo me. Poi magari non mi puoi e dire il No, vabbè, contrario. col Col potenza. Potenza, sì, col Potenza, certo. Sì, magari il derby sentitissimo della Basilicata, insomma. Però è una cosa che ti volevo chiedere. Prima tu hai fatto riferimento ai poteri occulti, insomma, che ci hanno negato la Serie B, che probabilmente mai come quell'anno meritavamo, per quello che avevamo dato sul campo, per quello che avevate dato sul campo piuttosto. Ci fu una partita nel corso del campionato, in cui, guardandovi in faccia, diceste: cavolo, ma noi quest'anno possiamo andare in Serie B? Cioè, quando è che avete capito che la squadra era veramente forte? Noi l'abbiamo capito il girone di ritorno, avevamo una marcia in più. Non dimentichiamoci che il Lecce di Ventura è venuto a San Francesco 2-0 a casa. Abbiamo vinto a Catania, abbiamo vinto tutti i derby, eccetto il pareggio con Di il Savoia Savoia. in Sì, casa. I derby perché fuori casa campani vincevo 1-0. Fuori Li casa abbiamo vinti vincevo. tutti, sia in casa che fuori.
la vittoria dell'Asco ad Ascoli in campionato, no? Forse non ricordo, ma forse ad Ischia pareggiammo. No, mi sa che abbiamo vinto. No, no, vincemmo Forse Ischia. ricordo male, ma ricordavo che Vincemmo Ischia pareggiò. 1-0. Vincemmo 1-0. Com'è? No, no, solo un pareggio quell'anno in casa con il Savoia, che peraltro prendemmo il palo con palla, anche se non mi sbaglio. Sì. Vabbè, ma quella fu una partita un po' strana, direi. Molto Erano altri tempi. strano. No, no, vabbè. No, no, ma noi notavamo proprio la differenza della condizione fisica, psicomentale nostra. Anche se, ecco, noi si parla oggi dei risultati, no, delle sconfitte, ma ragazzi, non dimentichiamoci che noi quell'anno abbiamo fatto solamente due pareggi in casa, no? Come abbiamo detto prima, Gubbio e Savoia. Oh, Gualdo e Savoia, sì. Gualdo e Savoia. Ma tutto il resto le abbiamo vinte, giusto, Antonio? Sì, ne vincevo parecchie, sì. Ma la cosa buffa è che non siamo mai usciti fra gli applausi. Il pullman, il mio carissimo amico Giovanni Grimaldi, che all'epoca, no, era il Sì. coordinatore, lui che Era tu. faceva? Quando il pullman usciva da San Francesco, invece di accelerare, lui stava davanti al pullman che lo rallentava per far sì che i tifosi da ambo le parti, no, ci contestavano. Defluissero. Ma sai cosa ci contestavano, Antonio? Perché vincevamo sempre 1-0, vincevamo. Sì, mi ricordo sta cosa, E sì. Del nero è un braccino corto. non erano contenti perché avevamo vinto 1-0, cioè assurdo, assurdo. Noi quell'anno siamo stati la miglior difesa a livello professionistico, no? Abbiamo subito meno gol di tutti Ma nell'arbitro. io ricordo quella stagione con particolare appunto precisione, ricollegandomi a quando la Nocina ha pensato di, secondo me, di poter ambire a qualcosa in più. È stata la gara di ritorno in casa con Lecce, dove ho visto una squadra che dal primo secondo aveva messo le cose in chiaro. Noi qui oggi vinciamo. Cioè, ho avuto proprio questa sensazione, la squadra forte, consapevole delle sue capacità, della sua potenza. Avevamo una squadra che era impressionante. Quella partita proprio la ricordo benissimo, come tante altre. Quella partita in particolare, secondo me, diede la svolta ulteriore alla squadra, che ancora di più si convinse dei propri mezzi. Poi la doppia sfida con l'Ascoli, insomma, lasciò molto. Antonio, scusami ma voglio raccontare un aneddoto su quella partita con il Lecce, Sì, no? certo, con molto piacere. Ormai sono passati quasi 30 anni, no? Dunque, Sì. Si le varie situazioni sono andate in prescrizione, no? può dire tutto ormai. E io la settimana precedente fui avvicinato da un conoscente, no? Dove mi offrivano tanti denari, Pensa a te. ma io di una cosa sono fiero: io non, grazie a Dio, non ho mai fatto, magari, ecco, favori nel senso a fine campionato. Ecco, se qualcuno aveva bisogno, perché non dovevi chiedere nulla, no? Anche perché la ruota gira, ma niente di Sono illegale. cose che sono regole non scritte del calcio, quelle Esatto, dell'ultima esatto. arbitrale, insomma. E io il martedì torno a Nocera, parlo con il presidente, avvocato Maglione, lo chiamo e dico: senti, press, è successo questo, ma la cosa è finita lì, perché io non sono nessuno, no? Qua parliamo di un colosso, però sappi, occhi aperti, magari Qualcun altro? è difficile perché conosco gli amici, i compagni li conoscevo, potevo mettere la mano sul fuoco, però bisogna Mai mai dire stare mai. tranquilli, no? Sempre occhi aperti. Sì. La domenica noi facevamo il ritiro in casa al FAB a Sì, il Fab di Sarno. Sarno, sì. L'azienda Boccia, mi sono ricordato. Esatto, mi chiama Maglione, dice: Bruno, non le posso parlare? Certo, Press. Mi dice: ma se la sente di giocare oggi? Però sempre a debita distanza, no? Perché non sapeva mai la mia relazione. Io lo guardo e gli dico: Press, ti do 3 secondi per allontanarti, se no ti strappo i peli dei baffi a uno a uno. Mi disse, no?
Mi guardò scioccato, non disse una parola, si allontanò. A fine partita, poi venne, mi abbracciò, dice, sei un grande uomo. Ecco, io la cosa bella nella mia carriera calcistica è prima mi hanno apprezzato prima come uomo e poi come calciatore. E purtroppo resta il rammarico di quella finale. Sappiamo tutti che ad Ascoli c'è stato un furto senza cappuccio, no? Negandoci due rigori, uno con Di Corcia, Grazie. l'altro sulla linea dell'aria, e rigore di Mirabelli, e cacciando fuori tre giocatori del Calvi, De Ruggero, Pagliaccetti e Battaglia, no? La qualificazione era finita lì praticamente. Poi dopo qualche tempo viene a sapere che il signor Gambino di Barletta è socio, c'ha una maglieria Barletta ed è socio con il vice, era socio con il vicepresidente dell'Ascoli. Vabbè, ormai purtroppo è andata, però Storie quella era una passate. squadra che meritava più degli altri la Serie B. Sì, e poi andò il Castelvisanco, che probabilmente era quella che sulla carta nessuno aveva pensato Chi è responsabile di potesse arrivare addirittura. Castelvisanco? Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Bravo, era un bel centravanti quell'anno il Castelvisanco, quello sì. Chi è? Adesso mi sfugge il nome, però mi ricordo che. Mi ricordo se era Galli, può essere Galli. Sì, c'era Galli nella. Sì. C'era un numero 9 Sì, delle donne ex per intenderci. Barletta, anche se non mi sbaglio, poi Sì, era un dopo. numero 9 alla delle donne per intenderci. Sì. Non era una squadra proprio scadente, però comunque era una squadra che sulla carta nessuno dava, forse anche perché non aveva un seguito di tifosi come la Nocerina, l'Ascoli, fondamentalmente, insomma, forse anche per questa è arrivato un po' in sordina in finale. Noi l'unica cosa che abbiamo sbagliato quell'anno, Antonio, ecco, quando si diceva, no, a fine campionato, noi facciamo male i calcoli, ok? Noi Per giocare contro, l'ultima partita ce l'avevamo in col casa con Trapani il in casa, Trapani, col e il Trapani. Trapani aveva bisogno di un pareggio per salvarsi, Sì. ok? E là, durante la settimana c'era il dilemma di far giocare chi magari non aveva avuto, aveva avuto poche chance, no? E Iaquinta, mi dicono, sì, ha ragione Iaquinta, Pensavo che l'attaccante. era Galli, ma E c'era comunque dunque anche noi Galli nel dicevamo, Castelvisanco. Galli del siccome Salisburgo, noi, sì. Antonio, siccome noi eravamo convinti, no, delle nostre possibilità, noi dicemmo fra noi e noi, è giusto che gioca chi ha avuto Meno spazio. meno tempo, anche perché noi o arriviamo secondi o arriviamo terzi, non ce n'è per nessuno. Ma noi non immaginavamo che ci stavano forze occulte che ci avrebbero tagliato le gambe, perché noi eravamo convinti, l'avevamo dimostrato sul campo, no? Che eravamo superiori a tutti gli altri. Noi purtroppo abbiamo pagato un po' l'inizio di campionato, essendo una squadra ex novo, no? Entrare all'epoca del Neri era un innovatore, no? Entrare negli schemi di Del Neri non è che in 4-4-8, ecco, tac, aveva la bacchetta magica, solamente con il duro lavoro, noi poi dopo siamo Ma infatti entrati in noi totale. all'inizio campionato noi avevamo un piccolo, come dire, momento di positività dopo un inizio un po' così traballante con le due vittorie esterne di Castellammare e di Torre del Greco, che vincemmo Certo. le vincemmo le due partite fuori casa consecutivamente. Lì ci facemmo quei 6 punti che, uniti a qualche pareggio in casa, insomma, ci diedero un po' Esatto. un po' No, ci vabbè, ma la fecero foto recuperare fu qualcosa. ad Avellino con il Chieti, perché Esatto, sì. sapevamo che con il pareggio Del Neri Sarebbe stato esonerato. aveva l'esonero in tasca, aveva. Ecco, noi facevamo una partita, diciamo una partita mediocre, perché Brutta, brutta. la tensione era altissima. E la scintilla fu il rigore parato, e quella fu la scintilla che poi ci fece prendere il volo, ecco. Antonio, ti voglio chiedere una cosa, visto che sono tanti anni ormai comunque che graviti nella Serie D, è una domanda che
volevo porgerti quale appunto addetto ai lavori. Non cambieremo le cose, ma il tuo giudizio mi piacerebbe averlo. Cosa pensi di questa regola che secondo me è un po' anacronistica degli under in campo? Insomma, un tuo giudizio, insomma, su questa regola che personalmente io non condivido. Assolutamente negativa, assolutamente negativa, e ti spiego il perché. Perché poi alla fine chi ne fa le spese è proprio il ragazzo. E fa le spese anche il ragazzo che ha qualità, è solo perché l'anno dopo non è più under. Giustamente una squadra, oggi come oggi, no? Deve prendere in squadra un 2000, è over, giusto? A quel punto preferisce prendere un giocatore del 94, del 95, che ha più esperienza. Prendere un... Quanti 2000 giocano oggi? Quasi nulla. E Pochi. Sì, pochi, giocare a sicuramente. calcio, non te lo dice il dottore che devi giocare al calcio. Purtroppo oggi, perché noi siamo in deficit? Perché non c'è meritocrazia. Un giocatore oggi quanti anni che gioca a calcio? Pochissimi. Poi scompare. Esempio personale. Io a 17 anni giocavo in Serie D, giocavo in Serie C a 18 anni, 19 anni. Non c'era nessuna regola. All'epoca l'anziano, il calciatore anziano, era 30 anni, 31 anni. Oggi perché vediamo giocare gente, ecco, con me gioca Peppe Matera che ha 39 anni e fa ancora la differenza. Perché il livello è più basso, probabilmente. Hai capito qual è il discorso? Dunque, questa regola fa del male soprattutto al ragazzo perché viene imposto di giocare, non gioca per meritocrazia. Ma secondo te, Antonio, una società o un allenatore è deficiente che se ha un ragazzo con le qualità non lo fa giocare? Direi di no. Può monetizzare? È un controsenso. Questa è una regola che va abolita. Ma Ma secondo me va. anche in Serie C, no, per il minutaggio. È sbagliato, come in D e in C, è sbagliato. Non ci dovrebbe essere il minutaggio in Serie C. Una società professionistica ha tutti gli interessi di valorizzare i propri giovani, ma del minutaggio che se ne fa? E se riesce a valorizzare un giovane, allora fa il salto di qualità. Ma le società hanno voce in capitolo per promuovere una variazione di No, questa norma? no, no, soprattutto a livello dilettantistico, no, no, no. No. Io faccio un piccolo parallelismo con il campionato di Serie D del 94-95, se non ricordo male, della Nocerina, dove c'erano calciatori che a mio parere potevano tranquillamente giocare in C1, vedi No, Pallang, 93-94. ma 94, vedi Pallang, Tolu, Siviglia, lo stesso Vastola, cioè gente che poi in C2 ha giocato e ha giocato anche Scusami Antonio, bene. Sebastiano con noi in C1 quanti anni aveva? 19 anni. Ma Sì, era giovane, adesso non ricordo bene l'età, però era giovane, certamente, non sì. c'era la regola, ma giustamente era. Sì, sei forte, sei forte. Sì. Ma anche Allenatore. in C2 anche Matteo Pastore, che l'anno prima in Interregionale aveva fatto fuoco e fiamme e Certo. fece un bellissimo campionato. Insomma, e secondo me il livello di quella Serie D era molto più forte rispetto a quello come dire, di oggi. Insomma, il paragone questo è. E per questo, riportandoci all'attualità, ti chiedo, vedi calciatori nella Serie D che possono, se, in questo campionato, che possono magari progredire in carriera, giovani o meno giovani di buone speranze, o secondo te il livello è talmente piatto che solo Ma Serie no, D? ma no, ma vedi, allora, la regola penalizza un po' tutti, no? Ma ci sono ragazzi under che tranquillamente sono di prospettiva, ma avrebbero giocato anche senza la regola e avrebbero più valore.
Perché tanti pensano, vabbè, gioca perché è under. No, gioca perché merita di giocare. Viene sminuito così anche il valore di chi avrebbe giocato anche senza la regola. Noi, io ti parlo, ecco perché, vabbè, nella mia rosa ci sono due o tre ragazzi che veramente possono giocare ad occhi chiusi in categorie superiori. Il primo nome ti dico è il centrocampista dipinto 2002, che è una forza della natura, intelligenza, cioè, ma si vede, no? Non è perché gioca perché under, no, gioca perché, ma anche il vostro, l'attaccante, lo straniero, come si chiama? Balde. Ma guarda, ma io società professionistica, Balde per me è di grandissima prospettiva. Cioè, Balde lo vedi giocare almeno contro di noi, ma sembra che non tocca terreno. Gioco con, cioè, c'è una corsa, c'è una facilità di corsa, palla al piede. E noi, quando siamo venuti a Nocera, la prima cosa che dove abbiamo lavorato è il raddoppio su Balde, perché ha un passo differente rispetto agli altri. E invece, visto che sei un esperto del ruolo, un giudizio sul nostro portiere? No, mi ha fatto un'ottima impressione. Lui è un 2002, No, 2003. credo che sia forse 2004, Giuseppe, hai il dato preciso. Comunque è ovviamente un under, però credo che sia un 2004, se non ricordo male. O 2003. 2002. 2002, anzi. Non mi sbagliavo. No, ma al di là di quello, è un ottimo portiere. È un Sì, ottimo. secondo me riempie bene la porta, ha Sì. dei buoni movimenti, è molto reattivo, è forte nelle gambe, lo vedo anche No, esplosivo ma nei io oltre a movimenti. vederlo con noi ho visto anche in altre partite, ha fatto sempre il suo dovere, ha fatto. No, è strutturato fisicamente. Anche se per me il portiere ideale deve essere alto 1,85-1,86. Cioè la mia altezza, Antonio. Io Sì. Ormai che ci purtroppo ho giocato a calcio nel periodo sbagliato, no? Perché se ti ricordi io davo del tu al pallone, no? Con i piedi. All'epoca portieri che non c'era calciavano ancora la regola del retropassaggio, insomma, cioè era un senso, non cioè, mi era un po' capivano, diverso. erano avanti, no? Perché Del Neri, quando vedeva che soprattutto in casa, no? Che le squadre si chiudevano, allora Francesco Conti passava la palla a me, io arrivavo sulla tre quarti e lanciavo o Pallanc o Fabris o Puglisi dall'altra parte, no? E così, diciamo, aprivamo il Certo. gioco, aprivamo, purtroppo. Proprio per, tra virgolette, dare seguito a quello che ci siamo detti all'inizio, dalla redazione abbiamo saputo, insomma, sono filtrate notizie che, questo lo diciamo un po' a beneficio di tutti gli ascoltatori, che tra domani e dopodomani ci dovrebbero essere delle novità importanti di natura societaria. Questo è quello che ci viene riferito dai nostri colleghi della redazione e siamo ovviamente in attesa di sapere quali sono queste novità. Al momento sappiamo solo che ci saranno dei significativi cambiamenti per quanto riguarda l'aspetto societario. Quindi attendiamo fiduciosi, speranzosi e unendoci anche al pensiero di Antonio che sottolinea come la chiarezza e la comunicazione siano fondamentali. Queste sono notizie che sono filtrate, ovviamente grazie anche al servizio, tra virgolette, di Segugi che abbiamo insomma, sguinzagliato per la Il tifoso città. nocerino ha bisogno di trasparenza. Eh sì, Popolo altrimenti si rischia. nocerino in primis ha bisogno di trasparenza. Ormai sono troppi anni, no, che sta prendendo batoste a destra e manca. E con questo avvento di questa nuova società, che peraltro è, da quello che io so, è una società di persone serie, che alla fine io non penso. Allora qua non è che puoi andare tanto per le lunghe, hai o un piano A o un piano B. Il piano A è che il gruppo rilancia, no? E che magari mette le pedine di un certo spessore nei posti
di comando, no? Anche se loro non possono essere presenti, però quantomeno è che metti gente di spessore. Ho il piano B, che è un gruppo di imprenditori nocerini, Si fa avanti prende, e ma rileva. Io lo vedo da un po' quello. difficile per il semplice fatto che un imprenditore non lascia nell'arco di 7-8 mesi, dopo che No, penso che ha investito un bel po' di certo. soldini. Io ritengo che è molto più possibile che sia il piano A, cioè la società, visti gli episodi tra virgolette nefasti di questo inizio di campionato, credo che procederà a rilanciare un po' se stessa e a rilanciare anche sul tavolo delle iniziative che possono portare la Lucina a migliorarsi in questa stagione e anche in ottica futura. Ti chiedo una cosa, Antonio, visto che la nuova dirigenza, quando si è insediata a Nocera, ha parlato di un piano triennale barra quinquennale per poter raggiungere il professionismo. Ti chiedo come si fa in Serie D a programmare come dire, un salto di categoria su una media lunghezza di 3 anni? È possibile, secondo la tua esperienza? Visto che, come diciamo, insomma, i calciatori un anno sei under, poi diventi over, poi questo e poi quell'altro, e poi c'è magari la risorsa economica che ti viene meno. Cioè, secondo te è più facile vincere, provare a vincere l'anno diretto o programmare? Come si può fare questo eventualmente? Senti, purtroppo, Antonio, per esperienza ti dico che nel calcio 2 più 2 non hanno fatto mai 4, difficilmente ha fatto 4, ok? Ci sono degli anni dove tu pensi di fare un campionato tranquillo e ti ritrovi in alto, e dove magari altri anni che spendi una caterva di soldi e lotti per non retrocedere. Ed esempi ce ne sono tantissimi. Prendi il Sorrento di quest'anno, ok? No? Si ritrova oggi già con dei punti sulla seconda importanti, e penso che il Sorrento non sia partita come l'ammazza Girone, no? Sì. Io mi ricordo nel 2015, se non mi sbaglio, andai ad Andria e l'Andria aveva vinto il campionato Eccellenza mantenendo buona parte di quei giocatori con pochi innesti. Tu immagina che rispetto del Brindisi, della Cavese stessa, no? Non eravamo neanche la metà come monte in Caggi, e quell'anno abbiamo vinto il campionato, siamo andati in Serie C, siamo andati. Nel calcio non puoi. Allora, la programmazione va bene se dopo il primo anno aggiungi uno step, diciamo. Allora vuol dire che se sono effettivamente 3 anni, però 3 anni sono anche tanti. C'è una piazza come Nocera che in 10 anni ha preso tante batoste, aspettare altri 3 anni è Barra lungo, 5, barra 5. barra 5. A meno due. È vero anche che purtroppo, almeno io leggendo le cronache dell'anno scorso, loro, la società, penso che abbiano dato un tot a Maiorino, o sbaglio? Ma di questo si è L'avranno sempre fatto un liquidato. po' di mistero, in tutta Perché onestà. all'inizio Però erano cifre esagerate. Penso che, dunque, se tu acquisti una società, probabilmente qualcosa era stato versato, ovviamente, insomma, credo, poi dopo, ma paghi senza. tantissimi soldi per i giocatori. Ancora tuttora io ho letto che sono arrivati Cioè, è arrivata una vertenza qualche settimana fa, insomma. quante vertenze hanno pagato da quando sono entrati questi? Ma Tanti. quando sono entrati loro, se non vado errato, quella della settimana scorsa e forse qualcuno della scorsa stagione, ma credo che però sapessero già questo aspetto, però questa è una Lo mia sapevo. sensazione. Dunque, loro, comunque sia, questa proprietà ha già uscito fior di quattrini. Ok? Sicuramente questo è l'anno zero per loro, perché l'anno scorso non fa testo. Ok? Dunque, devono conoscere il territorio dove stanno operando. Ecco perché serve la presenza. Purtroppo non è possibile perché loro
lavoro in America. Beh, Però però c'è un loro referente sul territorio perché l'amministratore delegato è comunque presente a Nocera, non è che cioè, ci sono esponenti della dirigenza a Nocera. C'era fino a poco tempo fa c'era il direttore generale Napolitano, poi, che poi si è dimesso, poi c'è l'amministratore delegato Denunzio Grasso. Quindi io direi che la proprietà vive in America, ma i rappresentanti della proprietà, cioè gli amministratori, sono a Nocera. Quindi questo è così. È probabile che però il tifoso non c'è. nocerino vuole contatto diretto con chi mette i quattrini. Ma guarda che fino a un certo punto questo c'era, come ti ho detto prima, è successo qualche cosa. Perché è andato via Antonio? Il direttore Napolitano. Sì. Le motivazioni non sono state, diciamo così, esplicate chiaramente. Diciamo che la piazza. L'ha detto stampa perché è andato via? Però ti dicevo, per quanto riguarda il direttore, la piazza sembrerebbe che aveva mugugnato un po' per questa carica e non so se poi questo ha determinato le sue dimissioni. Questo ovviamente non ci è stato detto solo che si è dimesso e via. La stessa cosa per l'addetto stampa, che probabilmente c'è stato anche lì un cortocircuito di comunicazione tra la società e l'addetto stampa e qualche altro dirigente in relazione alla vicenda Sannino. Insomma, questo sembrerebbe essere il motivo per cui poi si è dimesso il buon Alfonso Lenzi. Insomma, però ripeto, secondo me, a mio parere, sono stati commessi degli errori, forse troppi, però non è mai troppo tardi per riprendersi. Anche per Assolutamente sì. importante è la stessa cosa, è stata cioè questo passaggio tra virgolette di riconoscere i propri errori è stato fatto dall'amministratore delegato che in una conferenza stampa ha appunto chiarito che la società ha riconosciuto questi errori. Ecco perché proprio perché sono stati riconosciuti questi errori bisognerebbe, bisognava, ma si può ancora fare, andare avanti, perché altrimenti questo immobilismo, questo silenzio non fa altro che aumentare le distanze tra le varie componenti. Occorre, Certo. riconosciuti gli errori, visto che nessuno, diciamo così, ha esagerato nel rimarcare questi errori, ma li ha fatti solo notare, direi che a questo punto bisogna dare una svolta a questo campionato, a questo andamento, a Antonio, sai questo. perché si può fare? Antonio, sai perché si può fare? Perché qua non si parla di problemi economici, No, che qua assolutamente no. si tratta soprattutto anche di rapporti comunicativi, no? Di far entrare in simbiosi la squadra con la città, non mettere un muro, ma guarda che ne guadagna soprattutto il tesserato, il giocatore. Questo ne sono sicuro. Un'altra cosa che ad esempio, diciamo così, noi osservatori di questa stagione non riusciamo almeno a comprendere, poi magari ci sono delle cose che vanno al di là delle nostre capacità, è che a breve si aprirà il mercato di riparazione. La Nocera ne ha bisogno, al di là della chiarezza, al di là di quelle che sono i ruoli responsabili, comunque la Nocera ha bisogno di attingere un po' da questo mercato di riparazione, non fosse altro per coprire numericamente delle lacune che ci sono, proprio Certo. numericamente. E diciamo che l'osservazione che si fa è questa: se Zavettieri è chiamato a dirigere la squadra, quindi a fare l'allenatore, non riusciamo a comprendere in che modi, in che termini possa poi dedicarsi al mercato, che richiede ovviamente energie, un dispendio di fisiche, il muoversi, il contattare, insomma, a trattare un calciatore. Cioè, non è una cosa che secondo me in questo momento può fare chi fa già l'allenatore. Diventerebbe un po' troppo complicato. E la mancanza della nomina di un direttore sportivo, che ci auguriamo potrebbe anche avvenire nelle prossime ore, questo ovviamente non è dato sapere. Secondo me, se si continua su questa andatura, credo che non so, non riesco a comprendere qual è come dire, lo scenario che ci aspetta. Insomma, io penso che voi il mercato, come dicevi tu all'inizio, lo ha fatto il direttore sportivo, giusto? Da Certo. voi, perfetto, lo farà anche lui, immagino. Senti, no, vabbè, noi è una situazione un po', ecco, Vabbè, non credo essendo. che Ginestra si metterà a fare il direttore sportivo in questi giorni. No, ha dato delle indicazioni, ha dato Ma delle poi indicazioni, ci ok, sarà poi dipende qualcuno che va a dal trattare il calciatore, no? Immagino la società, il Esatto. contratto, non è. Cioè, anche perché questa cosa ruba comunque tempo. L'allenatore deve pensare alla Assolutamente, gara, deve assolutamente. pensare all'allenamento, deve Però io pensare penso alla. un'altra cosa, Antonio. Allora, partiamo da Zavettieri, ok? Che
che è un signor allenatore. Diciamo, la pecca, se si vuol trovare, qual è? È che lui il girone H non lo conosce. Come ci sono i giocatori che vanno per i gironi, ok? Io ho visto tanti fior di giocatori che negli anni scorsi sono andati a Taranto e hanno fallito. Perché? Perché una cosa è giocare nel girone F, no, nel girone, e una cosa è giocare nel girone H, che io lo reputo il più difficile di tutti. Ok? Dunque, Zavettieri in queste partite, diciamo che ha fatto esperienza, ma sotto il profilo tattico, non è l'ultimo arrivato. È un signor allenatore che ha fatto parecchi anni di Serie C, è stato a Bari, è stato all'estero. Dunque, sotto il profilo tecnico, Zavettieri non si discute. Questa è una squadra che ha fatto Zavettieri, dunque conosce questi giocatori. Andare a prendere un altro allenatore significa perdere tempo. Ora, se fossi io la proprietà, Zavettieri deve continuare a fare l'allenatore e prendere un operatore di mercato che conosce bene il girone e prendergli quegli elementi del girone H, no? Che possa poter sistemare dove c'è l'handicap. Io questo penso. Prendere un altro allenatore, conoscere il gruppo. Si perde tempo, Antonio. Tu oggi il tempo non ce l'hai. Che arriva a gennaio come se niente fosse, praticamente, metà gennaio. Esatto. Il tempo passa e Per poi allora. questo dicevamo, a questo punto è il caso di intervenire e colmare questa lacuna diciamo così, dello scacchiere della società, soprattutto per quanto riguarda il braccio operativo, cioè quindi riempire la casella del direttore sportivo, dell'operatore di mercato, del consulente di mercato. Adesso ci sono 350.000 nomi, Esatto, insomma, di sì, ci qualcuno sono che fa. tanti nomi, alla fine è sempre il direttore sportivo. Non. Qualcuno che faccia mercato, anche perché ritengo che, ma non tanto io non discuto delle capacità di Zavettieri come operatore di mercato, io discuto il fatto che secondo me lui dovrà dedicarsi alla guida tecnica che gli ruberà del tempo, energie, cioè per me deve guardare, osservare l'avversario, deve studiare, deve fare gli allenamenti, non può dedicarsi a contattare il calciatore, vedere come Allora, ora mi sto trattarlo. ricordando, scusami se ti interrompo, mi sto ricordando l'anno scorso, no? Che si faceva il nome come direttore sportivo di Ciro Raimondi. Sì, Ok. in realtà Ciro Raimondi aveva anche partecipato alla presentazione della neodirigenza, quindi cioè, anche io pensavo, cioè, si vociferava che potesse essere lui. È stato anche presente, penso, a qualche gara interna della Nocerina, però non so. Ecco, no, io mi A me ricordo. personalmente. Sì, che tra l'altro, diciamo così, ha avuto anche, come dire, un ruolo nella costruzione della squadra che poi vinse il campionato di C2, quindi è conosciuto nell'ambiente, insomma. No, io mi riallaccio, ora ho avuto, diciamo, un flash, no? Dove mi sono ricordato che in fase di presentazione di questa nuova società dava Ciro Raimondi, ecco, perché all'inizio, se non mi sbaglio, Sannino e Zavettieri erano allenatori in prima e allenatori in seconda, ok? Se non sbaglio, Sì, giusto? sì, sì, sì. Ok, dunque un lusso per la categoria. E come responsabile o direttore sportivo Ciro Raimondi, ok? Che sarebbe stato, secondo me, io Ciro lo conosco, qua lo dico, ma diciamo non mi No, io lega. ricordo che sì, Cioè, ma non Ciro so. è una persona. Com'è? No, dicevo, io ho ricordi della sua stagione a Nocera e non ho nulla da dire, insomma, è stato un ottimo operatore di mercato, un ottimo consigliere di mercato. Ciro, Anch'io ero ottima convinto, ma guarda persona e che ottimo conoscitore, no? tanta gente Dell'ambiente, dei sapeva. giocatori. Sì, ma tanta gente era convinta che fosse lui il direttore. Poi non sappiamo cosa è successo, Ah per cui no, no. questo Oppure non lo magari non era sappiamo. stata mai una cosa in itinere, insomma, ecco.
Questo non ti saprei dire su questo punto. Io mi sono ricordato che all'inizio quello doveva essere l'organigramma, diciamo, dello staff Sì, tecnico, sì, no? sì, sì. Poi non so che, ecco, in quel caso sarebbe stato veramente tempo guadagnato, che Zanettieri e Sannino si sarebbero dedicati sul campo e Ciro Raimondi avrebbe occupato le caselle che i due allenatori avrebbero richiesto e avrebbe messo Esatto. giocatori consoni al girone H. Siamo Questo. perfettamente Però non d'accordo, è troppo Antonio. tardi, perché da quello che so Raimondi è libero, dunque sarebbe secondo me la persona giusta per poter Di sollevare le sorti del sodalizio risollevare le contadino. sorti nocerine. Ce lo auguriamo, Antonio. Abbiamo sforato abbondantemente il nostro palinsesto, ma parlare di nocerina attuale, passata, è sempre un piacere per chi come me la vive da come dire, osservatore, tifoso, ma soprattutto poi condividere queste emozioni con chi le ha vissute sul campo, cioè un validissimo esponente della squadra che nel 95-96 ci portò quasi a un passo dalla Serie B. Quindi ti ringrazio per la tua partecipazione e sei stato gentilissimo, sei stato davvero squisito nel voler accettare questo invito e oltre che sei Guarda, con molto praticamente piacere, Antonio. sei stato poi oltretutto una fucina di informazioni ed è stato veramente come dire, molto piacevole colloquiare con te. Il tempo è trascorso in maniera quasi del tutto inaspettata. Insomma, grazie mille della tua Piacere è stato mio. partecipazione. Sarà sicuramente nostro, come dire, piacere rinvitarti in futuro, allorquando le tue, come dire, i tuoi impegni ce lo consentiranno. Quando Tanti in bocca al lupo. volete, sono a disposizione, mi fa sempre Grazie piacere, mi fa. a te. Tanti in bocca al lupo per il tuo Altamura e Prego, ci ci vediamo al vediamo ritorno, ci vediamo. Vi aspetto ad Altamura, vi aspetto. con molto Ok? piacere. Un abbraccio, Antonio, buona Un serata. abbraccio a tutti voi, un grosso in bocca al Grazie, lupo. grazie Buona serata, a te. Grazie. salve. Grazie, grazie. Giuseppe, io saluterei tutti gli amici da casa che hanno avuto la pazienza di volerci seguire in questa trasmissione dove abbiamo raccontato l'undicesima giornata di campionato, dove abbiamo fatto disamina. Antonio, ci sarebbero il prossimo turno da leggere, se... Sì, ma va bene, un attimo, va bene, andiamo col prossimo turno, dai. Anche se poi, dunque, la dodicesima giornata di campionato vedrà Barletta Lavello, Bitonto Francavilla, Cavese Gravina, Fasano Brindisi, Glarenor Martina, Matera Altamura. Quindi per il nostro Antonio sarà un cuore diviso a metà tra il Matera e l'Altamura. Infatti. Molfetta Casarano, Nardò Nocerina e Puteolano Fraiolese. Quindi poi nella puntata di giovedì di Nocerissima Live ci dedicheremo alla prossima gara che vedrà impegnata la Nocerina in quel di Nardò, con la speranza che magari ci siano qualche buone nuove che verranno appunto dalla società nelle prossime ore. Al momento non ci resta che ringraziare tutti quanti per la pazienza di averci ascoltato. Speriamo di avervi tenuto compagnia con Antonio Bruno, di avervi raccontato per l'appunto la giornata appena trascorsa e anche fatto rivivere in voi i ricordi di quella stagione passata che tutti ovviamente custodiamo nel cassetto gelosamente. Una buona serata a tutti. Con la diretta Telepiù, mi ricordo. Una buona serata a tutti, arrivederci lunedì prossimo, anzi arrivederci giovedì sera con Nocerissima Live. Un ringraziamento a Giuseppe Davino che ha curato la regia in maniera impeccabile e a tutta la redazione che ha collaborato per questa serata. Buonasera a tutti e forza Molossi! Forza Molossi, ciao. Let's go away.
Chip, 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 fill